Allora Daniele riparte col botto con storie italiane. La conduttrice, durante la prima puntata di lunedì 7 settembre, che ha aperto la nuova stagione del programma, ha affrontato il caso del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni, morto lo scorso agosto insieme alla madre Viviana a Caronia, provincia di Messina. Il caso è ancora avvolto nel mistero. Tra gli ospiti in studio c'è anche Catherine Spack, che spiazza tutti, conduttrice in primis, quando le viene ceduta la parola. L'attrice, intervenuta dopo la psicologa Maria Rita Parsi, non dice esattamente quello che in studio ci si aspettava da lei e lascia l'onore a Daniele senza parole. Non ho seguito la storia perché non ero in grado di farlo. Non sono un medico, non sono una psichiatra, non sono un medico legale e mi dissocio dall'accanimento con cui danno notizie su questo fatto. Non avrei voluto sentirle nemmeno qui perché ero venuta per un altro motivo. Si fanno trasmissioni e si raccontano dettagli che credo e spero tante persone non vorrebbero condividere in pubblico. Secondo la SPAC, invitata in trasmissione principalmente per parlare del suo nuovo film, Le vacanze, commedia di Enrico Iannacone, che affronta il tema del bipolarismo e dell'Alzheimer nelle sale da pochi giorni, quando si sfocia nel morboso, le trasmissioni andrebbero censurate e così si dissocia dallo stesso Storie Italiane di cui era ospite. La Daniele si difende sostenendo di voler affrontare il tema proprio per sensibilizzare sulle difficoltà di molte giovani madri, dato che tra l'altro lei madre lo è diventata da poco e non certo per accanimento o morbosità. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un like di supporto.